mi dai lo spunto per dire, per dare un'informazione al pubblico. Marcello Mastroianni ha interpretato, lo dicevo stamattina, l'ho riportato poi sul programma, 147 film, in tre dei quali, i primi, non è accreditato, quindi 144. Ma lui stesso, quando una volta facemmo per gioco una lista di un elenco di nomi, a me servivano i nomi dei registi per ricostruire un percorso di Mastroianni per un libro, Marcello mi disse questo salta, proprio come le racconto, questo no, questo forse, ma ne parliamo dopo, questo no, e io ho detto scusa, ma cominciano a essere tanti i film che non vuoi vengano narrati, descritti, citati nel libro, e lui disse no, sono marchette, ho dovuto fare le marchette, si chiamano così nel linguaggio, come dire, non solo cinematografico, quei film che si fanno solo per o perché si vuole lavorare o perché si è obbligati a lavorare, anche perché, come diceva Laura, per riempire il vuoto. Marcello era, lo ricordavo ora, lavorante, era uno che aveva proprio bisogno di essere in attività continua, capace di accettare quando aveva davanti a sé appena finito un film, aveva 3-4 mesi di vuoto apparente per girare un altro film per il quale era stato ingaggiato, se gli arrivava una proposta ultimo minuto per riempire quei 3 mesi l'accettava, ecco la marchetta. Non era fatto per soldi, Marcello tra l'altro era un uomo molto generoso, non aveva mai avuto nessuna... Ma ci sono le leggende intorno ad altri attori, intorno a Sordi, che non era vero che fosse avaro per niente, Sordi ha donato tanti di quei denari in beneficenza, in segreto, riservatamente, ed è stata una delle ragioni anche della grandezza umana di Sordi, considerato da molti invece, chissà perché, un braccino, come si dice a Roma, non so come si dica a Bari. Ecco, Marcello aveva questa necessità di riempirsi la vita, aveva questa fama, tra l'altro, del tutto immotivata e ingiustificata, infatti era sempre molto seccato quando veniva definito Latin Lover, ha amato molte donne, era un uomo bellissimo e soprattutto molte donne amavano lui, ma non per questo è stato l'uomo di tante donne. Quello che dicevo ora, Laura, coincide esattamente col mio ricordo di lui, cioè da una parte una grande disponibilità, una grande ricchezza umana, una grande generosità, molto spiritoso, e dall'altra una carica di malinconia, la stessa carica di malinconia, secondo me, che aveva Ettore Scola. Non è un caso che i due, Scola e Mastroianni, a cui questo festival è dedicato, fossero così amici, così legati, così intimamente legati. Mi raccontava oggi pomeriggio, prima di venire qui, Gigliola Scola, la moglie di Ettore, che non so se sia in sala, se c'è la saluto, molto, non la vedo, c'è tanta gente, non la vedo. E mi raccontava di quando Marcello ha avuto un amore infelice, che è famoso peraltro, quello con Faye Dunaway, non riveliamo segreti, era un fatto pubblico, notissimo, e avevano fatto un film insieme, non a caso il titolo era Amanti, diventarono amanti. E poi si ruppe fra di loro questa storia per iniziativa di Faye Dunaway, che voleva essere sposata, mentre Marcello non aveva mai voluto divorziare dalla sua prima e unica moglie, Flora Mastroianni. E abbandonato da Faye Dunaway, Marcello si è sentito molto più piccolo, molto più provato di quanto sarebbe stato normale immaginare che un uomo come lui potesse soffrire. E ha avuto un periodo di crisi pesantissima, proprio come si dice, depressione in ragione di questo abbandono. Ora, tutto questo contrasta fortemente, come capite da questa essenziale descrizione, contrasta molto con la concezione del Latin Lover, che generalmente è un cinico e baro, diciamo così. L'umanità di Marcello era anche quella della sua malinconia, e Scola aveva anche lui questa caratteristica. Io mi ricordo, per spiegare anche, credo che racconti bene l'atteggiamento che aveva, il sentimento che Marcello aveva rispetto al mestiere del cinema, all'ambiente del cinema. Ci siamo rivisti diversi anni dopo, che avevamo girato insieme, ci siamo ritrovati insieme a Berlino, dove c'era una cerimonia che chiamavano gli Oscar europei, non mi ricordo nemmeno cosa fosse. Gli European Film Academy, gli Oscar europei. E a lui dettero il primo anno, nell'89 si sì. Il premio alla carriera, sì, a lui e a Fellini fu
deputato in quell'anno. Io mi ricordo lui perché ci eravamo salutati poco prima, eccetera, e perché in scena disse una cosa che non potrò mai dimenticare, perché fu presentato da Giulietta Masina. Giulietta Masina, la quale disse: quando io ho cominciato a lavorare in teatro c'era un giovane attore il quale faceva quasi nulla, addirittura diceva le sue battute dalle quinte, questo attore. E poi non ricordo più che altro ha detto, ma ha detto: questo attore è adesso uno dei più grandi, è Marcello Mastroianni. A quel punto Marcello è entrato e tutti si sono alzati in piedi per una standing ovation che non finiva mai. E l'ho visto leggermente commosso e quasi un pochino mi è, non so come dire, mi ha, quasi avrei preferito che conservasse la sua, però subito dopo essersi commosso, quando si è ritornato in silenzio, ha detto: vi ringrazio molto per il premio che mi attribuite alla carriera che ho fatto, però devo confessare che se questo premio me lo aveste dato quando io dicevo, come ha detto Giulietta poco fa, soltanto una battuta dalle quinte, se quel giorno mi aveste dato un premio per la carriera che avrei dovuto fare, l'avrei trovato molto più bello.